Oggi parliamo di Marmorino 2020, già lo conoscete, ne abbiamo parlato circa 6 mesi fa. Vi faccio solo un piccolo ripasso, ma stasera parleremo solo, vi dimostreremo solo la versione opaca e abbiamo un po' di novità da farvi vedere che non abbiamo ancora comunicato a nessuno. Facciamo questo piccolo ripasso, vi faccio vedere la nostra parete di Marmorino, molto bella, come vedete una parete molto grande. Qui abbiamo il nostro muro parlante, abbiamo scelto solo le tinte di più semplici, diciamo, perché questo è un prodotto destinato alle grandi superfici, quindi non è una concorrenza a distinto, non è una concorrenza a spadrastucchi. Qua bisogna correre, quindi fare grandi superfici, case, ville, uffici, perché è un prodotto che si fa in fretta ad applicare. In questo modo possiamo fare dei prezzi più bassi e guadagnare comunque molto perché facciamo tanti metri quadri e soprattutto non facciamo concorrenza ai prodotti che già abbiamo, che invece sono di nicchia, quindi istinto, pietre spaccate, che fate il camino, che fate il bagno. Qua dobbiamo fare metri. È un altro mercato. I cataloghi dovreste conoscerli, ma ve li faremo conoscere ancora meglio perché tutti quelli che partecipano alla riunione di stasera riceveranno a casa nel giro della prossima settimana questo pacco. Il pacco si chiama MNRPO, non lo so perché è una sigla qualsiasi. Lo aprirete, tac, e trovate dentro il nostro pacchettino. Ci sono 3 piastrelle e 2 cataloghi. Questo non lo apro, le piastrelle sono qua. Questo è Marmorino opaco. Qui abbiamo fatto un bianco, quindi vellutato, piacevole al tatto, una tinta unita bianca, molto semplice, molto liscia, molto piacevole al tatto. Questa addirittura non abbiamo neanche messo la cera, è la condizione più naturale. Questo invece è un grigio, uno dei colori più adatti anche questo al prodotto. Anche qua non abbiamo messo la cera e si vede che è opaco? È opaco, non riflette. Poi abbiamo messo questa variante invece, questo qui è un grigio scuro, questo qui è un po' più impegnativo e abbiamo messo la cera. Oggi vi parleremo molto anche di cera perché su questo prodotto ci casca proprio a fagiolo. Bene. Quindi questa cosa l'abbiamo raccontata, a questo punto andiamo direttamente a farvi vedere l'applicazione. Vi facciamo vedere la prima mano, su un grande pannello, qui abbiamo Paolo che vi fa vedere la prima mano. Vi ricordo che Marmorino 2020 si può applicare anche in giornate successive, prima e seconda mano, ma viene semplicissimo fare tutto bagnato su bagnato, quindi oggi vi facciamo vedere questa operazione. Quindi Paolo, ci sei? Raccontaci come si applica la prima mano di Marmorino 2020. Lucido o opaco, la prima mano è la stessa cosa. Buonasera a tutti, grazie come al solito di essere tanti a partecipare. Quindi qua abbiamo questo pannello dove è stato già trattato con il Primus Sabbia. Quindi è l'unico prodotto a calci della Graisan dove anziché utilizzare il Primus naturale utilizziamo il Primus Sabbia più fine. Ovviamente un dettaglio molto particolare da tenere sempre bene da conto, e io qui dico sempre l'applicatore che fa il lavoro è il tecnico della parete, perché in base alla situazione in cui tu andrai a fare il lavoro potrai utilizzare diverse preparazioni. In poche parole, la Graisan parte da Primus Sabbia, dopodiché si parte con l'applicazione dei prodotti. Quindi dietro la parete, se necessita preparazione, va fatto tutto prima di dare il nostro Primus Sabbia. Dato con un rullo a pelo corto, finisco tutta la mia parete, 5-6 ore sicuramente è già asciutto, dopodiché nel frattempo ho miscelato 24 ore prima Marmorino 2020 in modo tale che il prodotto
anziché rimanere molto fluido proprio perché l'abbiamo snervato sull'angolo, si in queste 24 ore si raccorpa ed è pronto per essere applicato. L'applicazione viene fatta in modo molto semplice, non faccio nient'altro che ovviamente prendermi la quantità di prodotto ideale che voglio andare a stendere, dopodiché con questi movimenti molto semplici a incrociare andiamo a stendere il prodotto. Come tempo di lavorazione posso tranquillamente farmi tutta la mia classica parete dei 10 metri quadri sempre seguendo questo movimento ad incrociare. Sì, devi applicare e poi parlare, se no ne sentiamo. Lo frustio. Allora, la cosa importante, per esempio, che cosa faccio? È che non faccio mai questi... Mi senti? Quando applichi? Ah, non devo parlare, ok. Allora, quello che... Invece, come adesso, puoi parlare. Quello che generalmente non faccio mai, proprio per magari non trovarmi dei segni in applicazione, è creare sempre lo stesso movimento. Ecco perché stendo il prodotto e continuo poi a fare questo movimento ad incrociare. Altra cosa molto bella è che il prodotto si lascia lavorare molto facilmente, quindi è molto cremoso, sembra proprio una crema. Il consumo del materiale, siamo circa a un chilo o un chilo e due al metro quadro, ovviamente nelle due mani. Poche parole, quello che non faccio mai è questo lavoro qua, ma sempre cercando di incrociare i movimenti. Ecco, tu vai avanti Paolo, io saluto qua, abbiamo tanta gente che entra e ci fa gli auguri. Daniele dice che è un super materiale, questi prodotti sono il top, grazie. Alin ci saluta da Bacau. E... niente, quello che vedete è che
stiamo facendo una rasatura, quindi abbastanza facile, Paolo ve l'ha detto, deve essere un movimento non omogeneo, ovviamente, classico movimento applicazione a casaccio, e andiamo a stendere questa prima mano velocemente. Adesso vi faremo vedere i tempi esatti, lo lasciamo stirare un po' e quando è il momento, quando lui schiarisce, andremo a dargli la seconda mano in diretta. Quindi cosa succede? Che noi possiamo tranquillamente posare, senza fare un'enorme fatica, almeno 50 metri quadri di prodotto al giorno nelle due mani, e quindi ovviamente il costo di lavorazione scende molto rispetto ad altri prodotti, e quindi automaticamente è possibile fare un prezzo del prodotto applicato più basso, che vi permette di essere competitivi anche con delle normali pitture lavabili. Quindi quando voi vi trovate a fare un preventivo per una pittura lavabile, potete proporre in alternativa questo prodotto, che sicuramente costerà di più, ma non molto di più, e invece dà questa sensazione tattile di marmo, che è un grandissimo pregio, un grandissimo plus point. E in più è un prodotto naturale. Prodotto naturale che, come sempre, potete lasciarlo così, oppure potete dargli la cera, la nostra cera d'api, adesso particolarmente funzionante, e renderlo completamente idrorepellente. Insomma, questo per spiegarvi che, per confermarvi che il prodotto nasce ed è indirizzato alle grandi superfici, quindi non è in concorrenza con i nostri altri prodotti, non è nato per far la concorrenza né a spatola stucchi, è un prodotto più raffinato, più dettagliato, più macchiato, e meno che meno è in concorrenza con l'istinto, che fa super lavorazioni normalmente per piccole superfici. Paolo Pividori ci saluta da Udine. Ciao Paolo! Paolo ti fanno i complimenti per la tua spatola. Un po' di saluti, perfetto. Angelo Poncia dice grazie di esistere, sono con voi dal 1993. Grazie! Ecco, adesso Paolo sta dando ancora una pulitina. Come vedete, il pannello è completamente omogeneo. Adesso, quando andrà ad asciugare, schiarirà molto, e quando comincia a schiarire noi andremo a dare la seconda mano. Allora, prendete nota, sono le 18:49. Adesso noi ci pigliamo un break e vi facciamo vedere il video di presentazione di Marmorino nel frattempo, intanto che passano quei 10 minuti che ci servono per fare la seconda mano. Ecco, sono qua. Ok, quindi vi mandiamo il video di Marmorino 2020, che vi racconto il video standard, così vi rinfrescate bene la memoria, intanto che si prepara questa parete. Appena finito il video, facciamo la seconda mano in diretta. Possiamo partire. Ah, grazie. Alla vostra. Ce la possiamo fare. Bene, oggi vi parlo di un prodotto che chiamiamo Marmorino 2020. 2020 perché l'abbiamo progettato, creato nel 2020. Marmorino perché è un prodotto storico, così storico
che anche Wikipedia lo cita. Vi leggo. Il marmorino è una decorazione a stucco che tende ad imitare il marmo. L'uso della tecnica del marmorino era già conosciuta al tempo dei Romani. Questa tecnica è stata poi codificata in Europa durante il periodo del Rinascimento, nel 1500, attraverso varie scuole artistiche. In genere era necessario un apprendistato di 10 anni per diventare professionisti. Bene, oggi vi facciamo vedere quanto invece con Marmorino 2020 è facile diventare professionisti. Possiamo partire. Bene, come al solito partiamo con il primus. In questo caso per Marmorino 2020 partiamo con il primus sabbia, una semplificazione che ci sarà utile poi quando andiamo ad applicare con la nostra spatola Marmorino 2020. Bene, il primus sabbia è asciutto, a questo punto procediamo con la stesura di questa tinta, la farà Paolo una prima mano con un'applicazione casuale. Ok Paolo, mi sembra facilissimo, no? Molto. Ecco, quindi proprio la prima mano, un'applicazione casuale. La seconda mano, e questa è la grande novità, la faremo ancora a prodotto bagnato. In questo modo praticamente chiudiamo una lavorazione in una giornata unica. Possiamo fare una stanza intera in un'unica giornata. Adesso saranno passati 10 minuti. In pratica qui abbiamo simulato tutta una parete, quindi arriviamo alla fine della parete con la prima mano e a questo punto la superficie è diventata opaca perché ha assorbito la prima parte di acqua. Andiamo ad applicare la seconda mezza mano che ci serve per compattare. Questa compattatura chiude il prodotto e lo rende completamente liscio. Poi eventualmente vi facciamo vedere se lo andremo a lucidare. Vediamo questa seconda mezza mano importante. Ecco, questa operazione molto semplice. Posiamo il prodotto e lo spostiamo compattandolo leggermente. Già dal rumore si sente che la parete è diventata liscia. Ecco, questa, come sempre, i prodotti alla calce, la tinta bagnata diventerà così quando asciutta. Poi lo vediamo quando andremo a lucidare. Ecco, abbiamo dato quindi il riepilogo. La prima mano ha prodotto ancora umido, abbiamo dato questa seconda mano, la compattiamo, la schiacciamo in qualche modo, facilissimo perché è bagnato sotto, bagnato sopra, questa entra dentro. A questo punto la superficie è liscia, non ancora lucida, quindi se la vogliamo opaca la lasciamo così. Noi adesso, quando sarà il momento, vi facciamo vedere invece come fare a farla lucida così. Ecco, adesso io la posso toccare tranquillamente e cominciamo a vedere
queste macchie leggermente più chiare. Questo è il momento, se vogliamo, di lucidarlo. Quindi qui oramai è compattato, toccabile, possiamo lasciarlo così e sarà piuttosto opaco. Se invece lo vogliamo lucidare, questo è il momento per andare a schiacciarlo e a lucidarlo. E adesso vi facciamo vedere come. Ecco, il suono ci dice che la parete è liscia. A questo punto noi lo stiamo lucidando, l'abbiamo visto. Quanto lo vogliamo lucido? Questa è una decisione vostra, vostra e del vostro cliente. Quindi se insistete, se continuate a passare, se aspettate 5 minuti e continuate a lucidare, diventerà sempre più lucido. Questa è una vostra scelta, il prodotto è malleabile, quindi voi potete decidere cosa ottenere. Ecco, passate 2 ore e la parete è diventata completamente uniforme, tutte le macchie sono sparite. Cosa abbiamo? Abbiamo una parete lucida, dopo ve la faccio vedere, completamente traspirante, naturale, un prodotto alla calce. Prodotto molto facile da applicare, quindi adattissimo alle grandi superfici. Possiamo lasciarlo così, è bellissimo al tatto, oppure possiamo dargli la cera. Ecco, abbiamo visto, il prodotto è già finito, lucido, ma se lo vogliamo un po' più lucido e soprattutto idrorepellente, possiamo dare la cera. In questo caso abbiamo una cera nuova, buonissima, molto profumata, si chiama cera d'api, ovviamente è composta solo di cere d'api liquide, ed è facilissimo da applicare. E adesso abbiamo qua Paolo che ci fa vedere. Questa cera, oltre ad avere un profumo delizioso, è subito pronta e soprattutto non lascia mai aloni. Quindi un'applicazione ulteriormente semplificata. Dopo 10 minuti possiamo tranquillamente lucidare con un panno e abbiamo questo effetto molto lucido e soprattutto, come ho detto, idrorepellente. Bene, quindi riepiloghiamo con un unico passaggio, praticamente anche se duplicato, riusciamo a portare a chiusura questo prodotto, Marmorino 2020, quindi un marmorino fatto con le attuali tecnologie. Cosa abbiamo? Abbiamo una parete bellissima al tatto, totalmente traspirante, che possiamo rendere idrorepellente con una facilissima mano di cera, come abbiamo visto. Quindi un prodotto assolutamente facile per grandi superfici, per grandi impieghi. Il catalogo è sempre curato, abbiamo molte foto che raccontano il prodotto e per scelta abbiamo selezionato solo le tinte che riteniamo più adatte per questo prodotto, che sono le tinte dei colori della pietra e poco altro. Naturalmente però se volete potete usare anche gli altri additivi, ma non sono campionati. A questo punto veramente divertitevi, potete fare tanti metri con questo prodotto molto velocemente. Grazie ancora. Tornati, ore 19,
sono passati 12 minuti, ancora lì non è pronto, quindi cominciamo a dire che Edilio ci ringrazia perché i tuoi tecnici ogni volta che abbiamo chiamato sono stati molto bravi, sì. Quindi sapete che noi siamo qua per darvi assistenza in questo particolare momento in cui particolarmente non andiamo in giro per le ovvie ragioni, siamo qua sempre per voi. Quindi qualsiasi cosa avete bisogno, voi ci chiamate anche in videochiamate, noi abbiamo il nostro centro di consulenze digitali, siamo qua, vi facciamo vedere come si applica, vi rispondiamo a tutte le vostre richieste di aiuto, con molto piacere. Vediamo se c'è qualche altro. Francesco dice, fa la prima mano, la seconda, se passa più di un giorno puoi spruzzarla con acqua. Non serve, anzi, in questo caso l'acqua è negativa. Il giorno dopo, se vuoi fare la lavorazione il giorno dopo, semplicemente la fai. Sarà un pochino appena più faticoso, ma il risultato non cambierà di molto. Problemi di audio li abbiamo risolti. Il primo si può passare su una parete già pittata? Certo, se l'adesione è buona, sì. Paolo mi saluta, ciao. Devo fare una parete 10x4. Le giunture si notano? Assolutamente no. Soprattutto se usi le tinte chiare, zero, proprio neanche se ti impegni. Sulle tinte scure, magari devi fare in modo di mescolarlo uno sull'altro, ma è un prodotto che non macchia assolutamente. Poi scendiamo, vediamo se c'è qualche altro commento. Qualcuno che entra in ritardo va bene, non è un problema. Colorificio Mezzolago ci ringrazia sempre. La seconda mano senza materiale, no, adesso ti facciamo vedere. Applicandolo nei bagni. Allora, nei bagni, vi ricordo il prodotto. Questo prodotto specifico per grandi superfici, quindi io nei bagni abbiamo fatto di tutto con istinto, andate avanti con istinto. Non è questo prodotto che cerchiamo di spingere nei bagni. Poi Antonio mi dice, posso sovrapporre con un'ulteriore decorazione di istinto? Assolutamente sì, i due prodotti sono compatibili. Non ne vedo il senso, ma dico di sì. Invece della cera d'api si può usare vetro. Allora, ripeto, prodotto. Dobbiamo capire a cosa serve questo prodotto. Se volete usare vetro, abbiamo un sacco di esperienza con istinto. Quindi tranquilli, se dovete fare bagni, cucine, fate istinto. Si può usare anche vetro, naturalmente. Soprattutto il vetro nuovo, questo vetro satinato molto buono, però ribadisco, non è la sua fin, non è la ragione. Che vi oscilla alla cera d'api zero, è acqua e cera d'api e basta. Luigi dice, tra la prima e la seconda mano bisogna scartavetrare. Zero, assolutamente, non usate la carta vetra, per carità. Adesso ti facciamo vedere come si fa. Quanto viene al metro quadro? Questo non lo dico perché di solito poi si scatena un puttanaio, quindi evito, questa volta lo evito, però c'è qualcosa di scritto sul sito se vuoi vai a cercarlo. Si può realizzarla nera scura? Sì, l'ho fatto vedere prima una grande parete qua di fianco, poi ve ne faccio vedere un'altra. Tra la prima e la seconda mano si possono applicare gli stencil? Sì. Ipervetro allora no, sconsigliato. Poi Cosimo Di Giorgio dice ho appena terminato un lavoro con marmorino e dice che bagnato su bagnato si fa meno fatica. Se lavorato con una mano a distanza di un giorno la mezza mano diventa più faticosa. Complimenti, grazie. Con la terza mano viene ancora meglio ma non serve. Quindi assolutamente, con due mani basta e avanza. Su un intonachino civile, basta primus sabbia? Lì dipende da quanto è civile quell'intonachino, perché se è molto ruvido, lì devi dargli una lisciata.
Puoi andare a coprire le mattonelle, stesso discorso, le mattonelle sono bagni, cucina, usati istinto che va meglio. Tra la prima e la seconda mano si può cambiare colore, noi non l'abbiamo mai sperimentato, però voi non seguite le regole, sicuramente si può fare. Allora, Karina Iares vuole partecipare all'università, ti mandiamo un link, magari dove lo mettiamo, nel video o magari nella mail, quando ti mandiamo una mail, giusto? Quando ti mandiamo la mail ti mandiamo il link per partecipare. Va bene, dai, allora, Stefano anche lui dice come fare per partecipare all'università, ti mandiamo un link. C'è ancora due messaggi, buonasera, buonasera. Come si rimuove la cera o carteggi? Oppure usi un decerante. Ok, ci siamo? Allora, sono passati, è passato un bel po', eh? Sono passata, mezz'ora è passata. Se noi facevamo i nostri classici 12 minuti. Ah, qui tu dici, quando finisce, lui praticamente sta dicendo, quando finisce una parete, è quasi ora di fare la seconda mano. Questa è un po' la strategia. Fai la parete, se fumi ti fai la tua sigaretta e poi fai la seconda mano. In questo caso invece cosa ci guida? Vediamo, facci vedere. Punta a far capire che il prodotto ti sta chiamando è ovviamente la superficie completamente opaca e non più lucida dovuta dall'acqua che è evaporata e soprattutto l'altra arma che puoi utilizzare è il famoso touch. Quindi quando tu lo tocchi comunque tocchi la parete, non lasci l'impronta, quindi senti che il prodotto è morbido ma non lo smuovi, questo è un segnale che ti dice prendi il materiale e vai a completare la tua parete. Quindi l'altra cosa fondamentale che vado a fare adesso qual è? Non uso più la spatola che ho utilizzato per la prima mano, ma vado a utilizzare la mia spatola che utilizzo sempre per lo spatola stucchi, quindi per la lucidatura finale, la vado a utilizzare per questa seconda mano di marmorino. Il lavoro che andrò a fare sarà sempre lo stesso, facendo una pressione maggiore. Quindi a questo punto cosa vado a fare? Stendo sempre il prodotto in questo modo, facendo questi movimenti ad incrociare, ma in questo caso schiaccio anche il prodotto all'interno e la cosa molto bella è che non si fa nessuna fatica nel lavorarlo, quindi rimane sempre molto morbido in lavorazione. Ecco perché non fai fatica a completare la parete quando il prodotto è in questa fase ancora bagnata. Sicuramente, come ha detto poc'anzi Giorgio, se la vai a prendere il giorno dopo, probabilmente un po' più di fatica la si farà, ma comunque l'effetto non cambia. Quindi stendo e schiaccio all'interno. Faccio sempre questi movimenti ad incrociare. E proprio dal suono si sente che il prodotto si sta riempendo di materiale. Ecco, voglio farvi notare il rumore. Prima, quando Paolo applicava sulla prima mano, sentivamo il fastidio della spatola che grattava sul primus. Adesso, come vedete, il suono è tutto un altro. Comincia a diventare un suono piacevole, perché la seconda mano, che come vedete scorre via liscissima,
penetra dentro nella prima mano di Marmorino, che è ancora umida, quindi diventa una lavorazione semplicissima. Se noi lo lasciamo asciugare la prima mano e la facciamo il giorno dopo, è uguale, però sentireste che fa un po' di fatica il prodotto ad entrare, perché praticamente la prima mano e la seconda mano si compenetrano e ci permettono di avere una superficie completamente liscia. Mai questa girata, vado? Ok, quando vado a fare la parte bassa non lascio mai questa girata, ma con questa lo schiaccio, pulisco, incrocio in modo proprio da non lasciare quei segni a farli a girare, insomma. Allora, ho una richiesta, mi dice qualcuno che qua non è identificato perché mi viene il nome del telefono. Per forza due spatole bisogna usare. Allora, cosa succede? La prima va a lavorare su il primus. Quindi se tu usi una spatola sul primus, tenderà a rovinarsi. Quindi devi tenere una spatola che lavora sul primus. La, per la seconda mano deve avere una spatola completamente liscia, quindi possibilmente una spatola che ha già lavorato, una spatola che tu curi con attenzione, perché qualsiasi difetto tu hai nella spatola della seconda mano lo troviamo direttamente sulla parete, quindi è un grosso problema. Su un vecchio grassello ci vuole sempre un primus, ma più che altro per tranquillità, perché noi non sappiamo quel grassello lì com'è, che tenuta ha, cosa c'ha sopra, quindi io lo consiglio. Con che spatola è consigliata l'applicazione? La nostra spatola. Roberto Lupi, ciao Roberto. Nel caso che vado con la seconda mano e la prima mano completamente asciutta, avrò problemi di giunzione? No, non avrai problemi di nessun tipo. Si può fare anche così, quindi fare la prima mano e lasciarla asciugare. Quando lo fate vi accorgete che lavorare bagnato su bagnato è più semplice, ma il risultato in linea di massima non cambia assolutamente. È solo, essendo più morbido, la seconda mano si compenetra nella prima più facilmente e automaticamente il lavoro scorre meglio. Mario Raiola, ma per esterno va bene? Allora, noi non ci impegniamo nell'esterno, quindi io dico di no. Il prodotto non ha ragioni per non essere applicato all'esterno, ma noi siamo specializzati nell'interno, lavoriamo per l'interno e ti diamo tutta la consulenza e tutta la garanzia sull'interno, quindi direi proprio di no. Quindi Paolo, adesso noi non lo schiacciamo più, lui è già compattato così, giusto? No, poi che il prodotto perda ulteriormente l'acqua, per fargli vedere come nasce Marmorino 2020, quindi nella sua situazione che stiamo sponsorizzando, mentre poi lasciandolo asciugare gli poi faremo vedere il modo di lasciarlo opaco. Adesso cosa succede? Intanto non strappa, no, giusto? Assolutamente no. Il prodotto non strappa mai. E se lo schiacci un po' di più, cosa succede? Tende un po' a lucidare. Allora, se c'è qualche zona che è in asciugatura, può lucidare. Se il prodotto rimane così bagnato e tu lo vai a toccare, non lucidi assolutamente nulla. No, non lo lucidi. No. Quindi tu puoi andare tranquillamente su finché vuoi. Assolutamente e lui non si sì. Muove.
Assolutamente sì. Filippo dice, mi senti? Parlo? Posso? Allora, come si può ripristinare il taglio delle lame della spatola se si fossero leggermente rovinate? Una carta abrasiva molto sottile, oppure comprane una nuova e usa quella lì per fare una prima mano. Allora, ma se le pareti sono rasate a civile, vado direttamente con il primer. L'ho detto prima, se il civile è grosso, con marmorino che è sottile non lo vai a coprire. Quindi se è un civile grosso, meglio rasare. Su cartongesso bagnato? Su bagnato rischi di strappare? No, perché hai dato il primo sabbia. Dimmi Paolo. Questo qua è il discorso che dici tu. Guarda come è bagnata questa zona. Sì. Se io vado a fare questa schiacciatura, non faccio nient'altro che spostare il prodotto, schiacciarlo ma non lucidarlo. Quindi iniziamo già a portare una finitura liscia. Quindi posso farlo, se lo voglio un pochino più liscio posso, esatto, posso schiacciarlo ancora un po'. Quindi già da qua io posso renderlo più compattato ancora quando è bagnato. Gli dai più cura, esatto. Dunque, carta abrasiva da 600, no, per tirare la lama dritta ci vuole un 3000, cioè una carta molto sottile. Nella stesura la spatola deve essere scaricata, vedo che spostate solo il prodotto. No, metti il prodotto, togli il prodotto. Te lo ricordi il famoso film, metti la cera, togli la cera? Così. Carmelo dice, devo fare un salone con marmorino 20-20. Una di queste pareti ha il problema di salnitro. All'incirca che durata ha marmorino 20-20 a prescindere dall'umidità? Ah, questa è una variabile incredibile a cui non posso dare risposta. Quello che ti posso dire è che marmorino 20-20 è completamente traspirante, quindi se hai dei problemi di risalita che vanno risolti in primo luogo, quindi i problemi di risalita vanno risolti. Però se per caso ce l'hai con marmorino 20-20, come con tutti i nostri prodotti alla calce, non hai problemi di staccamento perché è completamente traspirante. Vediamo ancora un massaggio. Perché non lucido, dice Gerardo. Adesso non si lucida ancora perché è bagnato. Per il lucido ti faccio vedere tra un po'. Allora, Paolo, a questo punto noi dobbiamo aspettare un po' per far vedere che andiamo a lucidare. Facciamo vedere la differenza tra lucido e opaco. Esatto. Diciamo che magari aspetteremo qualcosa meno proprio perché lucideremo solo questa prima parte iniziale, quindi sarà la prima che andrà ad appassire. Allora, Mauro Valente. Ciao Mauro. Quindi per la compattatura migliore ripasso una seconda volta giusto? Si vede che non hai visto il passaggio. Stendo la prima mano, poi quando è quasi asciutto vado con la seconda mano. Allora, dobbiamo aspettare ancora. Allora, diciamo che è una cosa molto bella del prodotto è che si fa gestire. Proprio perché? Perché essendo un prodotto che rimane bagnato, io posso iniziare a dargli una lucidatura per poi continuare a ridare la lucidatura. Ok, allora cominciamo a dargli un colpetto. Ok. Allora, cosa vi facciamo vedere adesso? Perché poi nel proseguo della dimostrazione vi spieghiamo bene il discorso opaco lucido. Allora, questo pannello adesso è, se lo lasciamo così, lui è opaco. Poi vi facciamo vedere come fare ad averlo veramente opaco. Però qui, per vedere la differenza, vi facciamo vedere come si fa a farlo lucido. Quindi adesso, Paolo e Andrea pigliano un pezzettino di 70 cm e lo lucidano. Cosa vuol dire lucido? Pigliano una bella spatola, la esatto, spatola, che qua ancora, che è sempre mano, la mia quella di prima, e gli dà un colpetto, lo vicino a far vedere questo lavoro, dai. E lui già, vedete, già adesso, l'abbiamo appena applicato, lui già si schiaccia, e come vedete non ci pensa proprio di strappare.
Minchia, mi licenzi in tronco. Quindi il prodotto è lì per voi, decidete voi quando, come schiacciarlo. Allora, questo lo stiamo lucidando, quindi un primo colpo per lucidare. Poi possiamo dargli un altro colpo, un po' più tardi, poi un po' più tardi, farlo diventare sempre più lucido, facilissimo. Okay. Bravo che non hai strappato, non sei licenziato, va bene. Allora, a questo punto... Vai. Okay. Yeah. Vediamo che c'è tutta la parte opaca e lì per magia vediamo la parte che ha cominciato a lucidarsi. Ovviamente, ripeto, se noi tra 10 minuti lo ripassiamo ancora, quello che succede diventa ancora più lucido. Più lucido e più lucido e più lucido e via così. Bene, a questo punto andiamo a vedere invece cosa succede con questo, lo stesso prodotto quando il giorno dopo è asciutto. Cioè noi qui abbiamo preso il marmorino, lo stesso che abbiamo visto lì, questa è una versione bianca, abbiamo fatto un pezzo che lo abbiamo lucidato, quindi questo è asciutto e lucido, si vede che è lucido, molto bene, perfetto. Da qui in poi invece è lasciato solo compattato da ieri. Allora noi cosa facciamo per migliorarlo un pochino, ma mantenendolo opaco? Il giorno dopo prendiamo la stessa spatola perfetta di terza mano e a secco passiamo e schiacciamo e otteniamo una superficie ancora più liscia, quindi piacevole al tatto, ma non lucida. Paolo. Spatola, faccio questa pressione proprio per andare a ulteriormente lisciare il prodotto. Perfetto, quindi come vedete questo è quello che abbiamo visto prima, la seconda mano compattata, l'abbiamo lasciata lì, il giorno dopo abbiamo passato una mano con la spatola senza prodotto, è un trucchetto che vi insegniamo oggi, per rendere il tatto ancora più bello, quindi qui io ho un touch molto bello ma il muro è opaco, che è quello che viene richiesto. Qui così invece l'abbiamo lucidato e vedete la differenza, cioè ieri abbiamo passato a prodotto umido la spatola, è diventato lucido, che è la normale applicazione. Invece qua ce l'abbiamo opaco, e però gli abbiamo dato quel colpettino lì che migliora di molto il touch, non cambia l'effetto estetico, che diventa quasi completamente opaco, appena qualche puntino satinato, molto bello. Adesso vi facciamo vedere... molto velocemente a dare la cera qua dove c'è il lucido, lo vedremo diventare lucidissimo, qua dove non è lucido vedremo la reazione che abbiamo con la cera, e poi lasceremo il pezzo non lucida, non senza cera qua, per vedere la differenza. Avanti ragazzi, via. A posto. La cera, lo dico recentemente, lo dico sempre, abbiamo questa cera nuova, si chiama cera Dappi. Odore meraviglioso. Odore meraviglioso, più liquida, non è complicata da miscelare e si applica in un secondo, non lascia nessun tipo di alone, quindi una lavorazione molto rapida. Io utilizzo
una spugna, un litro, facciamo una quarantina di metri quadri, e come diceva Giorgio, in questo caso sto passando la cera sia sulla parte lucidata che quella lasciata completamente opaca. Perché vi facciamo vedere questo? Perché potrebbe essere necessario mettere la cera anche sulla superficie opaca. È chiaro che la cera di sua tende a lucidare, ma lucida moltissimo sul marmorino lisciato e lucida molto meno sulla parete invece dove non abbiamo lisciato. Adesso qua anche vedete gli assorbimenti sono diversi. Diversi, certo. Sulla versione lucida assorbe pochissimo, sulla versione opaca assorbe molto di più. Però si vede molto la differenza. Vieni, ti faccio vedere. Guarda il mio ditino. Qui si vede chiaramente. Qui abbiamo dato la cera. Qui abbiamo dato la cera. Anche se abbiamo dato la cera, resta molto più opaco. Quindi questo è per, quando è necessario, proteggere la parete opaca. Quindi vi faccio un esempio. Fate un soffitto, non serve la cera. Fate un'area di basso passaggio, non serve la cera. Fate la camera di un bambino, dovete dare la cera. Anche se opaco, fate un'anticamera, dovete dare la cera. Ok. Ovviamente problemi di giunzione non ne avranno, perché la cera neutra. Michele mi dice, differenza tra cera d'Appia e cera del Vecchio. La cera del Vecchio va benissimo, la cera d'Appia va meglio. Praticamente la cera del Vecchio contiene sapone e cera. La cera d'Appia più raffinata, abbiamo tolto il sapone. Quindi avremo una facilità di applicazione e nessuna possibilità di lasciare ombreggiature. Esatto. Invece col sapone... se non stavi attento potevi vedere delle ombreggiature. Stendi la cera, togli la cera, qui la stendi e basta, poi dopo passiamo la pastina di panno, esatto, e via. Quindi il primo trucco che abbiamo insegnato oggi è questo passaggio della spatola a secco sul prodotto opaco, che potete anche non fare, però vi aiuta perché rende il prodotto più piacevole al tatto. Guardate che meraviglia quella parete lì di marmorino lucida fatta con due passaggi. Lo spettacolo. Questa cera si può usare sulle spatole a succhi? Assolutamente sì. Si può lucidare meccanicamente? Sì, se vuoi puoi usare anche un lucidatore. Sì. Ecco, vedete che qua la cera sulla parte opaca lavora anche, però non è la stessa cosa che sulla parte lucida. Apposta. Allora Fabio, passa e fai vedere la differenza tra completamente opaco, eccolo qua, poi passiamo e vediamo opaco con la cera. No, devi riprendere tutte e tre qua. Per poter vedere le differenze. Se si metti qua Fabio forse ce le vedi. Questa è la parte lucida, sì. Devi prenderlo radente. Eccolo qua. Passaggio qua, no?
Ecco, vedete qua, stai fermo lì. Sì. Questa è la parte opaca, questa è la parte con cera e questa è la parte con cera ma lucida. Bene ragazzi, come abbiamo tirato un po' lungo, adesso mi dedicate altri 10 minuti, vi faccio vedere un trucco che vi lascerà a bocca aperta. Allora, qui abbiamo altri due pannelli. Partiamo da quello verde o quello nero? Partiamo da quello nero. Questo. Ok. Ok. Allora, qui abbiamo altri due pannelli con due colori importanti. Dobbiamo prima dare la schiacciatina. Esatto. Questo l'abbiamo lucidato. Questo è opaco. Adesso ci passiamo alla nostra spatolata per renderlo più liscio. Questo famoso trucco che vi ho fatto vedere oggi, che sulla pannello opaco noi gli diamo questo colpettino che va a chiuderlo ancora quando è asciutto, quindi non più bagnato. Lui resta opaco, ma diventa piacevole al tatto. Fatto questo, cosa vi faccio vedere adesso? L'altro trucco della giornata. Per aumentare l'effetto, la libidine, per incrementare il senso e l'emozione del prodotto, abbiamo scoperto un nuovo trucchetto. Possiamo colorare la cera con un pochino di colorante e questo rende il prodotto ancora più affascinante. Quindi vediamo questa cera, mettiamo dentro il colorante SC, che è lo stesso che abbiamo utilizzato. Quindi per marmorino ci prendiamo la nostra... un litro, mettiamo dentro il 2%, 20. 2. 2 ml. Ok. Ovviamente mettendo il colore... Ho messo 2 e 2 per 1000, no? Perché abbiamo fatto la tinta 2. No. Se mettiamo, mettiamo dentro 2 ml. 2 per 1000, 2 ml in un litro. Esatto. Vedete che la cera si colora tantissimo con pochissimo colore e andiamo ad applicarla come sembra. Anche con la cera la traspirabilità resta al 100%. Beh, un pochino va a riempire. Diciamo che resterà al 70%. Vabbè, qua posso andare così. I ritocchi quanto si vedono? I ritocchi si vedono, quindi non se ne parla. Eccola qua. Cera colorata. Cambia appena appena la profondità, cioè rende più uniforme il lavoro e dà un tocco di classe in più. E poi vabbè, siamo qua per migliorare, quindi siamo sempre alla ricerca, anche noi come voi. Grande boss! E cerchiamo di scambiare, di imparare tutti i giorni e quindi di crescere insieme. Allora, con il tempo si può alterare la finitura? No. I ritocchi con marmorino sono molto complicati, come con tutti i prodotti alla calce, quindi se hai un problema devi rifare la parete. Il link per comprare la maglietta è facilissimo, vai sul sito, c'è un'area, te lo mandiamo, però se tu vai sul sito c'è un'area dove c'è scritto vendite online e trovi
tutto quello che ti serve. Giuseppe dice, scusate ma non ho capito se si tratta del 2% o del 2 per 1000. 2 per 1000. Come? Ho sbagliato io, sono 2 ml su un litro. C'è qualche invito a dimagrire, Paolo, non so, qualche amico tuo che dice, qualche amico tuo che ti invita a dimagrire. No. No, però scherzano tutti qua, c'è gente che ti vuole bene. Ok, allora qui abbiamo... Ah, non trovo più la... il cameraman, nascosto dentro... Esatto. Quindi, naturalmente... Qui la tinta sarà, adesso è ancora bagnata, sarà leggermente più scura, ma soprattutto avrà un sapore un po' diverso con questa piccola trasparenza di cera colorata che gli andiamo a mettere sopra. Hai fatto cric con un ginocchio? Ti capisco. Apposta. Allora, siccome è tardi, Andrea, vai a fare, facciamo anche l'altro colore, così. Allora, adesso... Questo l'abbiamo finito. Vieni Fabio, che vediamo qua. Dopo questo, quando asciuga, lo guardiamo bene. Qui l'Andrea ha preso... anche qua la cera 2 ml, quindi 2 per 1000, anche qua colora moltissimo e andiamo a provarlo su questo SD, che è quel verde lì, che non ce l'abbiamo in cartella, perché vi ricordo che noi in cartella abbiamo messo solo i colori, quelli semplici, ma voi potete fare qualsiasi colore. Filippo dice, dalla seconda mano, quando si può dare la cera? Quando è perfettamente asciutto. Allora Paolo adesso sta passando la spatola per farvi ricordare che sull'opaco un passaggio di spatola rende piacevole il tatto, non cambia di niente l'effetto estetico, ma dà un valore al tasto. Allora, ricordatevi che quando voi vendete questi prodotti, quando vendete una parete, deve essere bella, ma oggi la gente vuole anche il piacere di toccarlo, queste pareti. Quindi questo colpo aiuta la sensazione tattile. Allora, Carmine dice, si può usare il sapore di Marsiglia? Certo, sì. Con la cera è smacchiabile o assorbe? Con la cera diventa idrorepellente. Quindi poi ti faccio vedere, ti faccio una bella dimostrazione di qual è la differenza con la cera e senza la cera. Alla fine, se mi ricordo, ti faccio una bella dimostrazione. La faccio sempre, vediamo se mi ricordo anche oggi. Allora qua stiamo invece vedendo l'Andrea che passa la cera, in questo caso la cera colorata, su quella è la parte lucida e poi dopo la passerà anche sulla parte opaca, così vediamo la differenza. Dopo quanto tempo diventa idrorepellente? Subito, adesso appena finito ti faccio una bella dimostrazione che ti faccio vedere esattamente a cosa serve la cera, oltre che a rendere la parete più lucida.
È già asciutto, dici? Io qua, mentre appena ho passato lo strato, non ho fissato la cera. No, perché volevo capire se il colore, quel colore lì schiarisce ancora o no. Si possono dare due mani di cera? Sì, ma non serve. Allora, Fabio, vieni qua che vediamo questo. Molto bello. Vieni di qua. Quindi, Paolo, cosa ha fatto? Intanto che ha passato lo straccio, che cosa fa? Toglie eventuali abbondanze e dà una botta di lucidatura, proprio come nel famoso film, no? Qui l'ha passata anche qua. A questo punto noi abbiamo il risultato finale. Allora, marmorino 2020 opaco, piacevole al tatto, senza cera. Questo assorbe. Marmorino 2020 opaco con cera. Questo non assorbe. Marmorino 2020 nella sua versione normale, lucido, con cera. Ok? C'è uno spruzzino? Sì. Allora, dopo quanto tempo con la cera non assorbe? Te lo faccio vedere qua. Qui, come vedi, Marmorino 2020 è un prodotto che è completamente assorbente, traspirante. Questa è una garanzia che il prodotto è traspirante. Qui ho dato la cera, io spruzzo e vedete che la reazione è completamente diversa. Se ci lascio sull'acqua avrò dei piccoli assorbimenti, a dimostrazione che ancora traspira. Quindi vedete queste macchiettine che si vengono a formare, ancora traspira, quando poi questa asciuga, quelle macchiettine lì spariscono. Volevo uno straccio. E quindi qui abbiamo, come vedete, i colori cambiano, qui si è scurito un pochino perché ho messo la cera colorata. Ma la grande differenza è qua, cioè adesso io se tolgo l'acqua scorre via tutta, queste macchiettine che vedete spariscono, anche da qua spariscono, però naturalmente abbiamo la possibilità di vedere la differenza di reazione nelle due lavorazioni. E qui invece abbiamo l'effetto meraviglioso del prodotto lucido. Un'altra grande cosa, tu hai bagnato, hai rimosso la cera. Niente, è rimasto, non è venuto via niente di colorato. Allora, vediamo qua. Ecco qua, quest'altro bellissimo colore. Anche qua, stesso discorso. Questa è la versione opaca, molto bella al tatto, per gli architetti che vogliono assolutamente le pareti opache. C'è sulle tinte scure, vediamo appena appena un po' di movimento. Questa è la versione opaca, abbiamo messo la cera, in questo caso appena appena colorata per dargli un sapore più di vissuto. E qui abbiamo la versione lucida standard di Marmorino 2020. Anche qua abbiamo dato un pochino di cera colorata, sempre per dargli un po' di atmosfera. Dimmi. Allora, noi adesso, Paolo dice, questo qua che abbiamo lucidato prima, se vieni qua Fabio lo vediamo, che abbiamo dato quel colpo, adesso noi a mezz'ora di distanza gli diamo un altro colpo e questo fa lucidare particolarmente perché è il suo momento. È il momento per farlo diventare lucido, lucido, lucido.
20 e 15 fine lavori, no, 20 e 10, siamo quasi in anticipo. Problemi con le righe nere, 0, 0. Se c'hai la spatola nostra, la spatola giusta, va tutto bene. Pierluigi De Luca, grazie per la passione che ci trasmetti, è solo un piacere per me, guai. Ancora complimenti. Sui soffitti si lavora agevolmente. Guarda, se devi fare un marmo su un soffitto, questo è quello che si lavora meglio, di sicuro. A resistenza al calore su una copertura di un camino. Abbiamo fatto migliaia di camini fatti con istinto, perché il prodotto va benissimo. Anche marmorino sicuramente va benissimo. Bene, allora vedo che qualcuno vuole andare e mi sembra anche giusto, anche noi vogliamo andare. La serata mi sembra che è scorsa abbastanza bene. Questo prodotto lucidissimo, molto bello. Abbiamo spiegato quindi il trucchetto per avere l'opaco piacevole al tatto e abbiamo spiegato oggi il trucchetto della cera colorata che aumenta la profondità dell'effetto. Quindi penso che abbiamo fatto anche oggi un pezzo in più per migliorare la nostra arte, le nostre capacità, e quindi io posso anche direi salutare. Cosa dite, ragazzi? Abbiamo detto tutto? Mi sono dimenticato di qualcosa? Spielberg, vieni da noi che salutiamo. Andiamo a casa, siamo rimasti in 128, vi mandiamo